Fire Podcast numero 93, 120 giorni in cenacolo continuano, vedete sono la bellissima Lourdes. Voglio iniziare con una preghiera. Signore Padre, noi abbiamo bisogno del tuo aiuto oggi, ti preghiamo di soffiare il tuo spirito su di noi per illuminarci dell'importanza del cammino di santità, per aiutarci a purificarci nella tua presenza e nella nostra vita. A te la gloria. Amen. Oggi continuiamo il discorso sul cammino della santità con 2 Corinzi 7:1. Purifichiamoci dalla macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la santificazione nel timore di Dio. In questo versetto l'Apostolo Paolo sta ricordandoci l'importanza della purificazione del nostro cammino di santità. Tutti noi sappiamo che il cammino spirituale non è facile. Siamo soggetti a tentazioni, prove, peccati, che certamente ostacolano la santità. Allora cerchiamo di riconoscere, di rifiutare le cose che possono allontanarci da Dio, ma non dobbiamo sentirci scoraggiati, perché abbiamo la grazia di un Padre misericordioso che è sempre pronto a dare la sua benedizione a tutti i peccatori. Allora il santo può essere un peccatore che trasforma il peccato nel fare la sua volontà. Solo Lui può liberarci dal peccato, tutti i nostri sforzi, tutti i nostri meriti non ci santificano. È Lui che ci santifica, con lo spirito di santità. Allora dobbiamo avere il coraggio di resistere al male, al peccato, per seguire la Sua volontà, così come Egli, anche noi dobbiamo cercare di compiere le azioni necessarie come Gesù nella nostra vita per fare la Sua divina volontà. Inoltre, sia che tu ti sia allontanato da Dio, sia che tu stia camminando seriamente con Lui, ricordati di questo versetto 2 Corinzi 7:1 che ti incoraggia a purificarti dal peccato e riceverai la grazia del Signore per camminare in questo cammino di santità. Questa sarà la vittoria di Dio sul male. Che Dio ci benedica e ci aiuti tutti a progredire in questo cammino di santità. E poi vi invito ad un evento molto bello, faremo a Torino il 17 giugno, se voi volete ci sarò io e tanti amici, nella casa Cenacolo. Trovate tutte le informazioni per iscrivervi a emmaus-com.center. Ciao!